alte e grandi. È un'immagine che evoca la difesa della propria identità. Le mura includono la vita del popolo che vi entra. Chi vi entra deve integrarsi e tutti in essa devono trovare sicurezza. Ma la città ha anche porte. Sono 12. Apertura cioè totale. Accoglienza sincera a tutti. Città chiusa e città aperta insieme. Accogliente per tutti e sicura al suo interno. Combinare queste due dimensioni, ne sono convinto, sarà una sfida anche per me nella linea della collaborazione. Credo perciò che sia importante camminare e pensare in modo nuovo il rapporto tra accoglienza e sicurezza, due parole che vengono spesso percepite come contrapposte. Dovremmo piuttosto incominciare a dire che solo un'accoglienza intelligente può contribuire alla nostra sicurezza. Infine, come si sa, il Vescovo, tra i suoi titoli che gli vengono attribuiti, oltre a quelli onorifici, che non aggiungono nulla, anzi possono essere anche per lui un pericolo, c'è quello di essere considerato procurator pauperum, procuratore dei poveri, difensore dei poveri. Non tanto eccellentissimo vorrei essere chiamato, quanto piuttosto amico di tutti, dei poveri, in special modo. La città e lei e voi, signori sindaci, mi aiutino ad esserlo. Grazie. Eccellenza reverendissima, tra le grate
sempre nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi. Il Signore è vicino. E l'invito che la liturgia della terza domenica di Avvento fa a tutti, ma che sentiamo rivolto particolarmente a noi, Chiesa di Cesena Sarsi. Il Signore si è fatto tanto vicino che possiamo farne gioiosa esperienza nella tua persona, carissimo fratello Vescovo Douglas. Sia benedetto Dio, datore di ogni bene, che oggi ci dona in te un nuovo pastore, e sia benedetto colui che viene nel suo nome. Da tempo attendavamo questo momento e ultimamente l'abbiamo preparato in particolare nella preghiera e nell'approfondimento della successione apostolica. Nel giorno dell'annuncio della tua nomina ti scrivevo ad accoglierti: troverai una popolazione dal cuore aperto, che sa voler bene al suo vescovo, è disposta ad ascoltare il suo magistero. Incontrerai una chiesa ricca di doni dallo Spirito per il compimento della sua missione. Troverai sostegno e collaborazione. Una chiesa impegnata a vivere nella città, in un dialogo che fermenta quell'amicizia civica tanto desiderata dagli uomini di buona volontà. In queste parole mettevo l'esperienza di 6 anni vissuti intensamente, lasciando che sul vissuto che mi aveva portato e mi accompagnava a Cesena e che si traduceva in desideri, progetti, sogni, scendesse sempre più il calore romagnolo che mi veniva dal voler essere vescovo tra la gente e con la gente. Ho sperimentato su di me la bellezza e l'importanza della natura e della missione della Chiesa delineata dal Concilio Vaticano II, quello che ci dice la Gaudium et Spes, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Ma anche le parole della Lumen Gentium: la Chiesa è in Cristo come un sacramento o segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. La Chiesa, chiamata a illuminare con la luce di Cristo tutti gli uomini, annunziando il Vangelo ad ogni creatura. Ma non è questa la visione di Chiesa che ti accompagna? Il motto che hai scelto per il tuo episcopato è significativo: Omnia omnibus factum sum, mi sono fatto tutto a tutti. Carissimo Vescovo Douglas, questa Chiesa è qui davanti a te e si manifesta in tutto il suo splendore, la sua pienezza e la sua ricchezza di doni per la presenza dei vescovi che l'hanno guidata negli ultimi anni, dei presbiteri, dei seminaristi, dei diaconi, dei religiosi, delle religiose, delle persone consacrate, dei fedeli laici. Una Chiesa che vive in una comunione di destino che si traduce in impegno per la costruzione del tessuto sociale e civile con tutta la popolazione del territorio, rappresentata qui dalle autorità che ti hanno accolto in piazza Guidazzi e che con la loro presenza sottolineano l'importanza che per tutti ha il Vescovo. Sono solo accenni di una realtà viva che andrà in via via scoprendo e che già ti vuole bene e si sente in profonda sintonia con i desideri manifestati nell'ordinazione episcopale con le parole
vorrei essere per voi pastore, padre e fratello. Questi desideri hanno sostenuto anche il mio episcopato. Anche per questa continuità di intenti, sono contento di passare a te il testimone con la certezza che, come lo scrivo del Vangelo, saprai estrarre dal tuo tesoro cose nuove e cose antiche per il cammino di questa diretta chiesa di Cesena Sarsina. Ti accompagnano la Madonna del Popolo, San Vicinio, San Mauro, San Giovanni Battista. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con te, nostro fratello Douglas, e con tutti voi. Benedetto Vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Douglas Regattieri, del clero della diocesi di Carpi, fino ad ora vicario generale, eletto vescovo della diocesi di Cesena Sarsina, salute e apostolica benedizione. Poiché ci è stato affidato per volontà di Dio il supremo compito apostolico di governare e reggere la Chiesa universale, è nostro dovere predisporre un vescovo idoneo a qualunque comunità di fedeli con sollecita premura e scegliere con particolare attenzione gli uomini che, eccellendo per virtù di governo e capacità di amministrazione, possano esercitare questo mistero con efficacia. Pertanto, dal momento che la diocesi di Cesena Sarsina manca del proprio vescovo a seguito della nomina del suo ultimo pastore, il venerabile fratello Antonio Lanfranchi, alla sede metropolitana di Modena Nonantola, pensiamo che tu, diletto figlio, abbia le virtù adatte per poter guidare quella diocesi. Sentito quindi il parere della Congregazione dei Vescovi, avvalendoci dell'autorità apostolica, noi ti nominiamo e costituiamo vescovo della diocesi di Cesena Sarsina con tutti i diritti e i doveri prescritti nella legge canonica. Concediamo inoltre che tu possa ricevere l'ordinazione episcopale fuori dalla città di Roma da un vescovo cattolico da te scelto secondo le norme giuridiche. Prima, tuttavia, dovrai fare la professione di fede e il giuramento di fedeltà verso di noi e verso i nostri successori, secondo le leggi e le norme della Chiesa. Premurati inoltre che questa tua nomina venga resa nota al clero e al popolo della tua diocesi, affinché conoscano colui che dovranno amare come padre, seguire come pastore, ascoltare come maestro. Nel frattempo, diletto figlio, ti esortiamo vivamente affinché, seguendo l'esempio di tutti i santi apostoli e confidando nelle preghiere della Santissima Vergine Maria,
tu adempi a questo importantissimo compito con la massima solerzia.